Ciao a tutti per un nuovo video. Oggi parliamo di Nathan Never, numero 361 bis. Ecco qua. Copertina, costina, quarta di copertina. Questo album qua praticamente si chiama Flipbook, perché uno, vedete, qui c'è la prima storia con il titolo Oltre l'immaginazione, e se uno lo gira c'è l'altra storia che è Per un futuro migliore. Allora, vi leggo i crediti. Allora, soggetto sceneggiatura Beppi Vigna, disegni Ivan Fiorelli, copertina Sergio Giardo, lettering Omar Turis. Avrebbe la copertina, eccola qua, veramente, veramente uno spettacolo, veramente bello, guardate. Faccio vedere il frontespizio, le prime tavole dell'albo, ah però aspettate, forse vi ho letto l'altro, aspetta un po', forse vi ho letto l'altra storia, eh sì, scusate. Allora, i crediti di questa storia. Allora, soggetto sceneggiatura Beppi Vigna, disegni di Germano Bonazzi, copertina di Sergio Giardo, lettering Alessandra Belletti. Eccola qua. Copertina. Faccio vedere il frontespizio. Le prime tavole dell'albo. Con il titolo che è questo qua, Oltre l'immaginazione. Ma di cosa parla questa storia? Questa storia parla di un uomo chiamato Nemo, rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Questo sembra che abbia praticamente, non riesce più a riconoscere dalla realtà ai fumetti. E praticamente lui si ispira a un Nick Nemesis, che praticamente sarebbe questo fantomatico, dico, personaggio che viene descritto nello speciale agente speciale Nick Main. E ci sarà un detective che inizierà questa indagine per capire come mai questo fantomatico Nemo non riesce più a capire dalla realtà ai fumetti. Lui si immagina di essere questo praticamente questo personaggio di questi fumetti, e questo poliziotto dovrà indagare per capire cosa succede. Non voglio spoilerarvi più di tanto, vi faccio vedere qualche tavola all'interno della storia, mi è piaciuta molto. Faccio vedere qualche tavola all'interno, veramente, veramente bella. Ecco qua, guardate questo qua dell'inizio. Faccio vedere qualche tavola più avanti. Sì, c'è questo, ecco, praticamente lui è il fumetto praticamente intitolato Alpha Agency, vedete? Ecco lì il fumetto, vedete? E questo Nemo si ispira a questo personaggio che è dentro questo fumetto, molto interessante, mi è piaciuto molto. Guardate, veramente delle tavole spettacolari. Veramente belle, mi sono piaciute, veramente veramente spettacolari. C'è come disegni, sceneggiatura, oh, mi è piaciuto molto. Sì. Veramente veramente bello.
non vi spoilerò più di tanto, perché se no vi spoilerò tutta la storia. Poi invece la seconda storia, che praticamente basta che giriamo l'albo, c'è la seconda storia, e praticamente vi leggo anche i crediti, che sono allora, soggetto sceneggiatura Beppi Vigna, disegni Ivan Fiorelli, copertina sempre Sergio Giardo, lettering Omar Turis. Ecco qua la copertina, il titolo è Per un futuro migliore. Ecco qua, guardate che bella copertina, veramente uno spettacolo. Ma di cosa parla questa storia? Allora, praticamente vi faccio sempre vedere il frontespizio, che qua non c'è, vabbè, inizia subito con la storia, vedete le prime tavole, dell'albo, sono, ecco qua, Per un futuro migliore. Ecco, ovviamente questa storia qua è in collaborazione con il Ministero per la transazione ecologica per sensibilizzare sul fenomeno, fenomeno climatico. Ecco, non voglio dirvi più di tanto, perché la storia è molto breve, non è che potrei raccontarvi tutto. Praticamente parla dei fenomeni climatici che, praticamente, se ho capito bene, vorrebbero spostarsi in un altro pianeta, perché questo pianeta qua è, forse mi sembra che è troppo inquinato, se ho capito bene. Comunque vi faccio vedere qualche tavola all'interno. Ecco qua. Infatti è molto breve. Benissimo, signore, cosa dirvi? Vi ringrazio, vi saluto, continuate a iscrivervi al canale, il canale sta crescendo, sono molto contento, attivate la campanellina per non perdervi i nuovi video. Io vi saluto, vi ringrazio e vi saluto anche Nathan Never. Ciao a tutti, ciao ciao!